Cagliari. Ma io voglio qualcuno nel nord. Io e il nord Italia siamo una cosa sola. Non ci avrei visto come... Catina si guarda TikTok intanto. Poi avere, fate il bacio di ferro. Io sono multietnico. Ciao ragazzi. Io sono stata al nord, ma sono di Milazzo. Ah, che comunque Milazzo è qua. Noi siamo di Messina. Io vengo anche stesso. Ci vogliamo andare? No, beh. Bello come vi chiamate. Bello come vi chiamate. Lei Caterina. Ciao Caterina. Ciao. Lei Lania. Ciao Lania. Ciao. E sono Giulia. Facciamo moderatrice. Ciao. Sono di Salerno. No, mi sei scritto. Tante di Messina. Ok, io sono di Emilia, io qua che sono. Era tutto piccolo. Cos'era tutto piccolo? Ci sta salutando uno, ci ha detto ciao Adriana. Ciao Ilaria. No, ciao. Ha scritto Ilaria o Ilaria? No. Ilaria, no, brutto. No, non mi devono mai chiamare. È Ilaria, cioè. Per favore. Ciao, dimmi qualcosa con cui stai facendo con. Questo no. Ma qualcuno di voi ha fatto gli esami, di Madrid. Bellissima la Sicilia. Vero, bella. No, Ilenia, no, favore, non è con la Y. Con la I, per favore. Con la I. Mi ha fatto morire due volte. Con la I. Iliana, Ileana. No. Ora entra la prof. Sì, sì, è bello. È vero, che si sono un po' così. Mangio qualche insetto. Oh, ma un nome normale, no? Ilenia. Tu vuoi dire, scusami? Non è bello. Che se lei non è un nome normale. Non è un nome molto vero, un sacco di gente è con la Y. Lavorato, studiato, studiamo. Per altri anni, tantissimi altri anni. Ciao ragazzi. Ah, fantastico. Ma c'è scritto. Ma se entro in una casa abbandonata di giorno mi dice qualcosa. No. Ho passato le vacanze più belle della mia vita a Messina e Capo Milazzo. Vero. Minchia, allora. Pensavo. Che hai fatto, fra? Messina. Cioè, se lo dicevi a Gallipoli, dai. Gallipoli, fra, per certi versi, non c'è stata gran cosa. È vero, se ben se vai a Jesolo, per esempio, Jesolo, il mare fa schifo. Scherzo, è un bellissimo nome, sei pentito. Brava, sei siciliana. Grazie. Quindi. Cioè, guarda questa. Catarina, tu punti troppo in alto. Dove venire? Siamo tutti di Messina. Se non si punta in alto non si arriva a nessun obiettivo. Brava, brava. Vero. A te paiono i ventelli soli con le cuffie. No. Non ascolti musica di Lenny? No. Io ascolto musica prendendo la mia vita, magari pure mentre studio, mentre mi alleno, no, perché in palestra c'è così il bordello, io sento il bordello e la palestra, manco. Ma perché non hai le cuffie che ho io, per esempio? No, io ce l'ho le cuffie. Comunque maturità le ho fatte l'anno scorso, a noi quest'anno. Caterina, che frasi? Fa il classico. No, non fa il classico. Scientifico. Buonasera, buonasera, non siamo sorelle. Ragazze, siete bellissime, comportatevi sempre bene, piuttosto sempre i propri genitori. Grazie. Ciao ragazzi, quanti anni avete? 18-19. Non fate nulla, siete fidanzate di voi. Lei è fidanzata con uno, a parte, noi siamo single. Tra di noi non siamo fidanzate. Pure lei fa lo scientifico? Siamo sì. Tutte in classe insieme, scientifico. Pure io. Non c'eravamo. Lei che sei sempre ricercata, allucinante. Mi fa ridere ogni volta che scrivo un messaggio, io in particolare da... Che c'è? Ma capire? Niente. A me tutte e tre la stessa tipologia di occhiali. Sono rotondi. Caterina, sono rotondi. Ilenia. Ileania. Oh, una di noi. Ileania. Non che fai oggi di bello? Studiamo oggi. A mare siamo. Mi sento male. A mare con tutti i robbi. Ilenia. Correggi. Mi vanno tutti bene il culo. Correggi. Queste siete voi due. Caterina. Quando non ti fai se ne la tutte e tre capelli sì, lisci. Sì, lo giuro, se no te lo faccio. Quando? Qua diciamo con tutti i robbi. Ma dove è tua mamma? È uscita stamattina. Devo dare dei soldi, avere dottore. No, adesso torna stasera. Vedere le lingue. A vedere... Non l'ho mai misurato, lo giuro. Veramente. Non ci ho mai pensato. Ma io me la misuro tutti i giorni, per vedere se cresce. Oddio, che cosa che hai detto, Ilenia?
C'è chi si misura altro. C'è chi si misura altro. Devo studiare. Ciao. Tu sei come Lania. A volte non voglio fare un cazzo. A volte. Ma perché non hai fatto una minchia? Solo ieri hai studiato con noi. Io volevo rivedere filosofia. Avete delle facce strane. Sei bello tu. Il mio falegname ha avuto una bambina. L'ha chiamata Ilenia. Che comunque ottimo nome. Salutami questa. O comunque bambina. Ilenia. O comunque Ilenia sembra intelligente. No, è vero, è intelligente Ilenia. Io sì. Ti fai fare complimenti così profondi poi su TikTok. Grazie. Per questa. No, io se la faccio qualche cosa perché non vorrei che questo. Io ho degli attenti di storia. Caldissima, io pure. Strada, io te fradici sudare. È fresca Ilenia. Figlio, di seguire tutti quanti Ilenia su TikTok. Deve arrivare a 1000 follower. Ma metti il. Ah. Ilenia De Lorenzo, cercatela. Ilenia De Lorenzo, seguitela. Però De Lorenzo, non altre. Ilenia. Sbagliamo. Frecciatine? No. Frecciatine? Tipo. Ho notato, ragazzi, che vedo delle immagini. Che denominatore. È vero. Il denominatore è sempre diverso da zero. Tipo soltanto nelle razionali fratte ci sono altri, tipo quando è polinomiale e l'R, cioè senza appartenente a R. Poi quando ci sono tipo le radici pari e R è maggiore e uguale a zero, quando c'è logaritmo. Tu del dominio che dici? Questo. Dico, no, quando ma io il dominio è quello che è il numero per il quale il dominio deve essere diverso dal numero per il quale si, la funzione è uguale a zero. Vabbè, il mio zio mi ha detto questa cosa, io la dico sinceramente. Non so soltanto questa argomento. Devi ricordare però. E me lo ricordo. Io la matematica è una cosa. A parte che secondo me non manco c'è che tra la matematica, penso. Lo sai che sei bellissima? Non è sei bellissima. Tutti per te sono, io mi ritiro. Io e matematica una cosa a parte. Pure Caterina. Matematica, infatti. Il dominio non è l'insieme dei valori che annullano la funzione. Bravo, bravo, è questo. Ragazzi, facciamo un ripasso, dai. È questo, allora. Caterina, non so che sarà. Come si chiama questo ragazzo che ha detto questa cosa? Enrico Morselli. Allora, e cosa studiate? Sto interrogando, Enrico. Enrico, aiutaci. Dai. Allora, ora tu mi devi dire che cos'è. Come si calcolano gli asintoti? Asintoti, giusto. Ok, come si calcolano gli Ho fatto oggi l'esame, ma di cosa? Maturità. Come si calcolano gli asintoti? Asintoti. Chi lo sa ce lo dica. Che possono essere. No, glielo dire. No, no spoiler. Fatemi studiare, ma io non so un cazzo. Ah, riconosce la ragazza di essere un po' indietro. Ciao bella. Enrico sarà scrivendo? Enrico, te lo stai cercando su ora? Internet, vedi che ti vado. Ecco. Ti vedo. No, università, sulla sintesi e dominio. Degli asintoti obliqui, ti manca una cosa. Vari teoremi. Ah, ha fatto l'esame all'università. Ah, fai ingegneria.